La storia della Notte degli Astri è un torneo che è partito nel 2006 nella sala di Cologno Monzese, la vecchia Las Vegas Poker. E c'erano all'epoca Compagnoni, c'era Asso Napoli, c'era Sdeo che era soprannominato Asso. Partiamo con questo torneo, il nome, perché mentre prima tutti i tornei venivano chiamati Main Event, Side Event, Main Event, Side Event, e uscì la Notte degli Assi. Notte degli Assi che la prima la vinse Pastura, pare che fece qualcosa come 70-80 ingressi, che all'epoca era un risultato abbastanza importante. E niente, poi di lì è cresciuta a dismisura, perché era il primo torneo che andava a infrangere il buy-in classico, che era 1000, 1200, 2002. E noi partimmo con questo buy-in prima da 350 euro e poi stabilizzato sui 550. Fu il primo torneo che a campione sfiorò i 1000 ingressi, ha girato l'Europa perché ce lo chiesero a Kiev, ce lo chiesero a Praga, ci ha dato soddisfazioni e continua a darne. Una parte di giocatori è di nuovo attirato da questo buy-in più alto. Non sono ancora, secondo me, maturi i tempi, con brand prestigiosi con cui abbiamo chiuso degli accordi e quindi con dei garantiti abbastanza importanti, credo che il buy-in da 1000 o addirittura quello da 2000 sporadicamente può avere un seguito. Diciamo che questo è un banco di prova, grazie a voi Vendrisi. Le sale importanti stanno crescendo. Quello che ha fatto Imperium in questo momento, secondo me, ha rivitalizzato il poker. Perché 6 anni fa, specialmente dopo la chiusura di Campione, c'era stato un appiattimento. I torneini erano quelli il 3000 garantito, il 2000 garantito, il 5000 garantito. Siamo entrati, come ti piace nel tuo gergo calcistico, a gamba tesa e siamo riusciti a riportare interesse e numeri di tutto rispetto. Molti, chi per paura, chi per mancanza di continuità, probabilmente c'è gente che si è trovata a casa un anno, 2 anni, 3 anni, ha trovato altri hobby. Quello che dobbiamo fare in Italia è abbandonare l'idea dell'evento serioso, come anche noi all'Imperium per esempio. Mi rendo conto che molte volte è troppo serio, ci vuole la musica, ci vuole lo spettacolo, fare aggregazione. Il poker a Campione può dare, fatto bene, senza voler essere ingordi, bisogna lasciare spazi, coinvolgere anche le realtà più piccole. Quindi se seguiranno questa strada probabilmente ci sarà un futuro che promette bene. Credo che gestire una poker room come quella di Campione, o hai il know-how, che non basta fare il torneo 2 volte l'anno con ingressi record, oppure fare un torneo garantito in una nazione dove la gente ormai ci cade dentro perché è l'unico casino aperto, spinto alla grande, quindi ci vogliono le basi.